faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, o meglio il glitch dei soldi che ho portato in live ieri sera. E per fare questo glitch i requisiti sono un centro operativo mobile messo in questa posizione, né di più né di meno, non lo mettete addosso alla pensierina perché altrimenti dopo non vi farà l'animazione. Poi dovete avere un garage completamente vuoto, o comunque più posti vuoti avete e meglio è per voi, nel senso che potreste fare tutte le macchine che volete. Come vedete il Popular 2 io ce l'ho vuoto, come vedete Murrieta è in neretto, il Popular è trasparente, quindi sta a significare che è vuoto. Quindi procediamo per fare il glitch. Allora, come dicevo, dovete avere il centro operativo mobile, la mira manuale, ragazzi, che vi faccio vedere adesso. Io ho la mira manuale, come state vedendo, mira manuale, e dentro al centro operativo mobile dovete avere una LG Retro Custom. Ovviamente il garage in cui andremo a lavorare dovrà essere pieno, ragazzi, quindi fate bene attenzione a ciò che fate, a ciò che vi sto dicendo, perché poi non mi dite ah ma non va, non fa, non me esce. Non mi rompete i coglioni, perché il glitch esce, quindi tranquilli che funziona. Insomma, cercherò di portarlo pure in live, però poi vedremo. Un altro fattore importante, ragazzi, è questo: vi deve fare questa animazione, quella che avete appena visto, cioè di tirare giù la rampa e di farvi salire. Se non vi farà questa animazione, il glitch non vi riuscirà, quindi fate bene attenzione, curatevi bene che il gioco faccia questa animazione, anche perché quell'animazione lì sarà quella che andremo a sentire adesso. Allora, andate a parcheggiarvi in questa posizione tra i due pallini, in maniera tale da fare diciamo avere la freccettina e il garage pieno. In questo caso io vi mando il video a rallenti, diciamo che comunque non si sente un cazzo uguale. E dovete pigiare la freccia e quando sentirete che si è abbassato il portellone del centro operativo, premete X. Entrate nel garage, non fate nulla, ragazzi. Quando vi farà il caricamento, andate nella schermata di party e andate ad unirvi a un vostro amico se siete nel party. Se invece non siete nel party, fate la schermata di un vostro amico online, però avete l'incognita che giustamente magari quel vostro amico è nella stessa vostra modalità di puntamento e va attaccato al cazzo, insomma. A questo punto vi arriveranno due messaggi, il primo lo accettate, il secondo lo skippate, in maniera tale da rimanere in sessione come sono rimasto io. Prendete l'auto da dentro al centro operativo ed uscite e ripetete il procedimento un'altra volta. Io adesso questa volta vi farò vedere come andare ad unirsi ad un amico che magari sta facendo un'attività online, un qualunque giocatore che voi conosciate, basta che sta giocando a GTA. Stesso procedimento, si abbassa il portello, entriamo in garage, andiamo su attività recenti e avviamo GTA online. Sapete tutti come si fa, quindi non c'è bisogno che vi spiego. Una volta che vi arriva il messaggio, skippate il primo e accettate il secondo. Da questo momento, ragazzi, tutto in velocità e senza messaggi. Duplicherò 10 auto, ragazzi, in questo video. E al finale vi farò vedere il risultato. Come state vedendo, sto andando molto in velocità. Non vi ho messo le istantanee delle schermate in cui vado ad unirmi. Però, come ho già detto, vi potete unire sia tramite attività recenti, sia tramite una taglia, sia tramite un amico che ha comprato un'auto o qualunque altra cosa, oppure se siete in party con un altro amico e tutte e due state facendo il glitch, uno si mette in mira
automatica e nell'altro si mette in mira manuale e vi unite tra voi a vicenda, nel senso che fate il glitch, uno si unisce all'altro e siete contenti tutti e due, così non rompete il cazzo a nessuno, vi aiutate tra voi e fate il glitch, fate i soldi, regà, questi sono bei soldi. In seguito vi porterò il tanto atteso video, ragazzi, per sbloccare il blocco giornaliero. Quindi, ragazzi, tenetevi forte e rimanete sul canale, perché fra poco arriverà anche l'altro video. E che altro dirvi? Detto questo, non so che altro dirvi, ragazzi, meglio di così sul canale mio non potete trovare. Adesso ho duplicato 10 auto, ragazzi, vado in una sessione. Dopo che avete fatto tutte le duplicazioni, voi non dovete preoccuparvi di niente, basta che cambiate sessione, andate in una sessione sola invidi, anche in una pubblica va benissimo, però io vado in una sola invidi, e andate a vedere il garage, giustamente, che avete impegnato, insomma, no? Quello lì che avevate libero. Io in questo caso avevo il Pupular 2 che era libero, e in questo caso andremo nel Pupular 2 a vedere che cosa è successo, ragazzi, se si sono duplicate 10 auto o se non si sono duplicate, insomma. Andiamo nel Pupular 2. Vi faccio vedere anche col meccanico che adesso il Pupular 2 è attivo e ci sono le auto, ragazzi. Posso anche entrare dentro, vi faccio vedere. Anche perché sennò qualche marfidato dice: ma non è vero. Eccole qui, la decima auto è quella dove c'avevo il culo poggiato sopra. Quindi, ragazzi, detto questo, non mi resta che aggiungere: fate questo glitch, rimanete sul canale, insomma, connessi per il prossimo video dello sblocco del giornaliero. E iscrivetevi al canale TNT Records, che è il canale che mi fornisce la musica, come avete visto inizialmente. Music by TNT Records fa anche belle musiche, Eminem, tutti i remix di Eminem, quindi per chi è appassionato vada sul canale e si iscriva al canale, lo trovate tra i miei canali amici. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.